Buonasera a tutti, siamo ad Avalon, in uno dei villaggi della Valle degli Elfi, una delle comunità più longeve che abbiamo in Italia, 40 anni di storia, ma adesso ci racconteranno proprio i suoi abitanti. Io devo dire che sono molto emozionata perché in questa comunità ci ho vissuto 5 anni, è per me veramente un pezzo di cuore, uno dei pezzi più preziosi del mio cammino e quindi sono un pochino emozionata, abbiate pietà. Abbiamo già delle domande interessanti direi di iniziare con Mario, che è uno dei fondatori della Valle degli Elfi. Magari ci racconta un pochino una breve introduzione su di te, Mario. Io sono arrivato un anno dopo, nell'81. La valle era già cominciata con quattro persone. E quando sono arrivato io, hanno cominciato ad arrivare gente. Siamo arrivati a essere in 20 in poco tempo. Dal primo villaggio, che era Gran Burrone, sono nati gli altri. Pastoraio, Caldasarte, Piccolo Burrone. Piano piano la valle si è sempre espansa. Adesso sono circa 30 nuclei abitati, case singole con famiglie e villaggi con 10-12 persone, come Avalon, che è uno degli ultimi nati, che siamo circa 20, tra residenti e ospiti. La valle è situata in montagna tra 800 e 1200 metri. Avalon è parte più in collina, 200 metri di altezza, dove abbiamo il vivero, diciamo, olio. La valle si è improntata all'autosufficienza. Ci sono castagni, ci sono animali, ci sono campi coltivati, ortaggi, cereali, legumi, facciamo un po' di tutto. L'autosufficienza non è pura perché ci mancano tante cose, però riusciamo a integrare con degli scambi. E poi l'economia è anche un'economia mista, un po' si lavora fuori, un po' guadagniamo la sufficienza dalla campagna. Ci sarebbero un sacco di cose da dire, Mario, è difficile in pochissimo tempo riassumere, ma sulle informazioni riguardo la Valle degli Elfi e il villaggio di Avalon si possono trovare diverse informazioni sul nostro sito. Quello che a me interessa è sentire un pochino di più la vostra esperienza e il primo tema che vorrei affrontare è proprio il titolo di questa puntata, che è Avalon, il segreto della longevità tra luce e ombre. Ho scelto questo titolo proprio perché tra diciamo, le caratteristiche di questa comunità, che ha un sacco di storia, e anche nell'ottica di tutte le domande che ci arrivano alle rive tutti i giorni per come portare avanti una comunità, se è veramente possibile farlo. Su questo volevo un pochino approfondire e ti farei la prima domanda, Mario, che è secondo te qual è il segreto della longevità di Avalon? Non c'è un segreto, ce ne sono tanti, sono tante le cose che portano alla comunità, perché la comunità vive giorno per giorno e se non c'è una perseveranza, se c'è una costanza nel portare avanti il progetto, questo decade automaticamente. Però gli scogli più difficili sono le relazioni umane, le cose pratiche sono abbastanza superabili. Non sono complesse, le relazioni umane è la cosa più complicata che ci sia. Però con una buona attitudine nell'ascoltare, nel dialogare, nel porsi in maniera egualitaria tra tutti i membri, è una delle caratteristiche maggiori che consente a una comunità di evolvere e di durare nel tempo. Poi ci sono l'equilibrio tra le varie personalità, che si stemperano le une con le altre se c'è un cuscinetto che è formato dagli altri della comunità. Non bisogna mai dare adito a delle contrapposizioni perché si creano due nuclei e diventano due polarità che si scontrano. Mentre invece la fusione, l'armonia comprende tutte le persone, tutti il maschile e il femminile, l'organizzazione, la spontaneità. Tutti i poveri realtà estreme devono stare in equilibrio, devono fondersi in un'armonia, altrimenti si crea della prevaricazione. Grazie, penso che hai toccato veramente punti essenziali, mi risuona molto. Per
Poi abbiamo gli altri abitanti di Avalon, magari facciamo un giro di nomi per conoscerli. Sì. Alessandra. Riccardo. Vittoria. Riccardo, gli affezionati River lo conosceranno perché è stato presidente dell'associazione fino a poco fa, poi ha passato a me il testimone. Mario è, diciamo, uno dei personaggi fondatori della Rive, che ha portato energia fin dalla nascita proprio della rete degli ecovillaggi. E poi abbiamo queste meravigliose donne. Io chiederei subito ad Alessandra di raccontarci qual è la prima cosa bella che ti viene in mente pensando alla tua quotidianità, della tua vita valonensis. Allora, io sono un po' emozionata perché non sono molto abituata a parlare davanti a uno schermo. E siamo in duele. Però la voglia di raccontare un po' la mia vita ad Avalon mi spinge a superare questa emozione. E per me è una grande emozione ogni giorno svegliarmi con Kiki Coco, che è la nostra mascotte, un bimbo di un anno e mezzo che è nato qui ad Avalon e che adesso sta cominciando ad emettere i suoi primi suoni. Quindi questo bimbo che è appena nato non strillava, non piangeva, perché è solo cresciuto nell'amore, nella fiducia. È l'unica cosa che conosce, no? La fiducia verso gli altri. Adesso sta cominciando ad imitare i suoni della natura, chi sono le galline, poi sa dire cacca per dire anche pipì, acqua e mamma. E lui è una grande emozione per me, perché veramente rappresenta quello che ad Avalon si è installato ed è fiorito tantissimo. Grazie. A questo punto, sentendo di parlare di bambini, mi viene subito la voglia di passare la palla a Vittoria, che è sicuramente la più esperta e anche appassionata, ha portato avanti in tutti questi anni, io l'ho vista fiorire nel suo percorso, questo amore e la grande passione per l'accompagnamento alle nascite. Quindi ti passerei la parola e raccontarci un pochino la tua esperienza. Grazie, grazie per questa opportunità. Qua ad Avalon è nata proprio la mia passione ed è cresciuta la consapevolezza riguardo questi temi di cui Alessandra ci ha raccontato, ecco, qual è l'effetto e l'emozione che poi possiamo vivere. E diciamo che io ringrazio tanto Avalon, che aveva già nel suo seme, nella sua essenza di fondazione, il desiderio che fosse un posto dedicato alla madre. Nella sua essenza, e quindi con questo c'è stata la possibilità che tante persone che sono passate di qua hanno portato il loro contributo e hanno portato a questo popolo delle consapevolezze importanti, e quindi c'è stata tutta una ricerca sull'inizio della vita e su come questo influenza poi il benessere dell'essere umano e dell'adulto che sarà. Quindi abbiamo scoperto che rispettare i bisogni fisiologici della mamma e del bambino è veramente importante e può veramente cambiare la qualità di questo primo momento, ed è possibile rispettare il primo contatto tra mamma e bambino, e questo ha delle conseguenze benefiche incredibili su questa piccola famiglia, ma sull'intera comunità. E noi abbiamo avuto la benedizione di poter assistere a questo miracolo, che va ben oltre il dire parto a casa, parto in ospedale, non entrerò assolutamente in questo territorio. Credo e anzi mi auspico che anche il parto in ospedale possa essere rispettato come abbiamo avuto la fortuna di vivere, come io ho avuto la fortuna di vivere con mia madre. Ed è molto semplice e ci vuole veramente poco, basta, ecco, studiare la fisiologia sicuramente e coltivare questa fiducia profonda nell'essere umano e nei processi fisiologici della vita. Grazie. Wow, grazie di cuore per questo contributo. Devo dire che mi piace integrare che per me è stato, come ha detto Alessandra, uno dei doni più grandi poter sperimentarmi un po' mamma con i vostri figli, con tutti i bimbi che sono nati e cresciuti qui.
e vedere come le madri e i padri anche li accompagnassero con una fiducia che veramente riuscivate a trasmettermi anche quando io all'inizio magari invece ero un pochino spaventata nel vedere queste scimmiette che si arrampicavano a destra e a sinistra o utilizzavano utensili. E invece veramente ho scoperto che se si ha fiducia nel bambino ha un'intelligenza sensibile pazzesca. E quindi questo lo devo tantissimo a voi madri e padri di Avalon, grazie. Cioè, la grande rivoluzione è avere fiducia nella vita, a tutti i livelli e ogni processo fisiologico di cui la nascita è un pezzo considerevole. Però poi questo occhio lo possiamo adattare a ogni processo fisiologico che riguarda anche la natura, l'agricoltura, l'allevamento degli animali, i gruppi umani. E ogni volta che assistiamo a un processo fisiologico indisturbato e ci lasciamo toccare da questo, saniamo una parte di noi, una parte delle nostre ferite. Anche questo è quello che ho imparato qua. E mi piace portarlo nel mondo. Wow, Bravo, grazie. Veramente la base della rivoluzione e del cambiamento che vogliamo portare nel mondo. Eccoci, adesso vi stiamo mostrando una delle casette più belle artistiche della comunità, bisogna ammetterlo, la casetta autocostruita da Riccardo. Magari ci puoi anche dire due paroline sulla tua casetta e su come l'hai costruita lì. Sì, allora questo è stato un progetto che fondamentalmente puntava all'idea di come si può costruire con i materiali che si trovano a non più di 50 metri dalla casa. E quindi è stato proprio uno sforzo di cercare di utilizzare ciò che era disponibile in natura. Quindi è formata fondamentalmente da terra del posto, cannucce di bambù che stanno qui sotto, i travi sono del bosco che sta qui dietro, insomma il tutto per un costo di 200 euro e tantissimo lavoro, però era proprio il tentativo di dimostrare che si può costruire con quello che si trova fondamentalmente sotto ai piedi di ognuno. Bellissima, poi vi mostreremo qualche immagine. Ti chiedevo adesso, allora, intanto volevo raccontarvi che con Riccardo stiamo portando avanti un progetto ormai da 5 anni, che per noi è un po' il fiore all'occhiello del nostro lavoro, perché sentiamo sia essenziale, soprattutto a giorni d'oggi, in cui c'è veramente tanta, tanta curiosità sul come dare inizio a una comunità. Tanta gente ci scrive proprio con questa domanda, da dove iniziamo? E questo progetto è proprio un'incubatrice di comunità e iniziative sostenibili. È nato da una partnership tra vari paesi europei all'interno del cappello del GEN, il Global Ecovillage Network, che è la rete internazionale degli ecovillaggi. Ed è nato proprio con l'obiettivo di mettere a disposizione l'esperienza, le competenze maturate dagli ecovillaggi più longevi d'Europa e dalle persone che hanno vissuto queste realtà e hanno voluto appunto condividere le loro preziose esperienze e offrire anche un percorso che sia facilitatori che i gruppi stessi possono tenere presente per portare avanti esperienze di gruppo collettivi. Con Riccardo stiamo supportando varie comunità in questo senso, ma la cosa che mi incuriosiva, che volevo chiedere appunto a Riccardo, è come si fa a supportare la propria comunità nel momento in cui si sente che c'è bisogno di lavorare, ad esempio, non so, sulla visione, sulla missione, riassettare a livello organizzativo la comunità? È possibile che un membro della comunità supporti con la facilitazione e con la mediazione i processi interni al gruppo? Sicuramente sì, perché noi stiamo andando attraverso questo processo, ormai sono 2 o 3 mesi che ci stiamo lavorando, facciamo degli incontri ogni 2 settimane sulla visione. E in tanti anni ad Avalon la visione era conosciuta ma era silente e quindi c'è stato proprio il bisogno di affermare qual è la visione del gruppo, anche perché come ben sappiamo la visione è il collante del gruppo, quindi se ci troviamo uniti sotto dei valori comuni sicuramente il progetto ne beneficia. Quindi la nostra visione che è uscita è stata la connessione dal cuore crea la tribù, uniti profondamente per il bene comune.
E questo mette un po' insieme tutti i differenti valori di questa comunità. A me quello che ha sorpreso moltissimo è stata la grande importanza che abbiamo dato alla cura delle relazioni, alla cura dei membri della comunità, alla cura dei bisogni dei bambini, dei ragazzi. E quindi non è una comunità indirizzata solamente sull'aspetto ecologico o su aspetti tradizionali, ma è molto molto legata al processo di cura personale dei membri del gruppo e delle differenti età, anche dei più anziani. Per quello che riguarda la domanda che mi hai fatto tu, quello che ho utilizzato io come strategia è cercare di rendere questo processo il più partecipato possibile. Quindi, che cosa ho fatto? Ho fatto in maniera tale che tutti i membri della comunità a turno facilitassero varie parti del processo. Quindi magari li aiutavo nello strutturare, diciamo, la riunione di quella settimana, però erano loro i leader del processo. E quindi questo ha fatto sì che non fossi io visto come il facilitatore che portava il processo di visione, ma fosse una responsabilità condivisa. E questo lo ha reso un processo molto più orizzontale e ha fatto sì che pian piano anche i più scettici iniziassero a integrarsi dentro questo tipo di processo, e adesso sento che è molto condiviso, che è qualcosa che stiamo portando comunque insieme. Quindi portare sì leadership all'interno con le conoscenze e capacità che io per fortuna ho avuto l'opportunità, grazie alla Rive e al Gen, di acquisire durante questi anni, però non portarle come solamente come leader, ma la giusta leadership è quella che porta a far fiorire gli altri membri del gruppo e quindi a vederne le qualità, i talenti e far sì che questi talenti vengano alla luce e che sia ognuno di noi leader in qualcosa all'interno Se del gruppo. posso permettermi, vorrei dire che questo è stato uno dei grandi doni, tra i tanti doni che ho ricevuto nella mia esperienza di vita comunitaria qui ad Avalon, la possibilità di mettersi in gioco veramente data a tutti. Io ricordo veramente dopo pochissimo tempo che ero arrivata, mi è stata data proprio la possibilità di esprimermi con quello che sentivo. Infatti, da subito io mi sono appassionata nella facilitazione dei cerchi e quindi voglio approfittare per ringraziarvi perché è stato l'inizio poi di una passione che adesso è diventata la mia vita a livello anche lavorativo. Però io ho iniziato qui e la cosa che mi piaceva e amavo era che veramente questo ruolo girava e tutti avevamo la possibilità di sperimentarci con la fiducia massima da parte del gruppo e il sostegno di tutto il gruppo. Quindi questo elemento che porta Riccardo lo vorrei sottolineare, veramente la grande trasformazione, la grande rivoluzione è proprio la fiducia, come è stato detto prima, che ognuno di noi può portare un pezzettino e avere insieme un tesoro, un patrimonio comune grandissimo. Grazie quindi per questo. Mario, tu ci puoi dire qualcosina in più invece riguardo la missione? Riguardo alla missione, vorrei aggiungere qualcosa riguardo al lavoro che abbiamo fatto. Per me è stato importante che si sia arrivati ad un processo che ha rispettato anche chi voleva la spontaneità. Non c'è soltanto organizzazione e struttura, c'è mantenere la responsabilità che è quello che sente ciascuno, in un rapporto equilibrato con l'organizzazione. Quindi sono momenti alterni dello stesso processo, ma che vengono rispettati tutti e due gli ambiti. La missione è stato fatto un piano strategico che riguarda tutti i processi che sono in corso per migliorare Avalon, la sua struttura, come sogno, come obiettivo da raggiungere nell'arco di un anno, ma che sono cose ambiziose, non sono soltanto le cose pratiche, materiali che possiamo raggiungere immediatamente. E fare una scansione nel tempo di queste migliorie qua è una cosa che ci dà la possibilità di metterci in pratica il nostro intento per facilitare che questo avvenga. Quindi abbiamo fatto anche gruppi di lavoro che riguardano l'alberetto, il nutrimento, alberi e piante, la cura delle relazioni, e sono venuti fuori tutti gli obiettivi che volevamo praticare e ci siamo presi la responsabilità di questo. Wow, che lavorone! Bellissimo.
bravi, sono veramente contenta di questa. Sicuramente bisogna ringraziare la Rive perché ci ha insegnato attraverso questo processo. Questo è un processo sociopratico che ho imparato, diciamo, prima dalla rete della Rive. Quindi abbiamo ripreso un po' quest'idea e portata all'interno della comunità. E quindi abbiamo questi macro gruppi di lavoro e poi sottogruppi di lavoro più specifici, diciamo, c'è il gruppo orto, gruppo facilitazione, gruppo bisogni dei giovani. E c'è molta attenzione nella parte della cura, quindi ci sono tanti sottogruppi lì e tanta attenzione a questa parte della comunità che è molto interessante. Disturbiamo? Eh? Entriamo nella tua quotidianità. A me piacciono le pulizie. Sei un tipo ordinato? È facile tenere pulita questa casetta in terra cruda o si fa un sacco di polvere? No, è facilissimo. Dici la verità. Piccola, 25-30 metri quadri, due spazzate e siamo tutti puliti. Do un'occhiata, giusto per far vedere ai nostri... Vediamo un po' se è abbastanza pulita. Sì, è ordinata e pulita, super artistica, con prese di luce, tutto fatto con materiale naturale, il corbezzolo di qua. Però non è solo fricchettone, perché qui, come vedete bene, attenzione, la ragazzi, creatività si espande ex presidente Riven, consigliere Gen, musicale. È un appassionato di tecnologia musicale. E musica. Wow, che impianto. Bene, quindi qua dagli Elfi si unisce la tradizione con le avanguardie. Qua siamo sulla pedana di Avalon, in mezzo agli ulivi. E qua ci sono i nostri intervistati che adesso andremo ad ascoltare per nuove domande. Da lì si vede distante la casa di Avalon, la casa principale. Bene, adesso ci troviamo sulla pedana di Avalon, che è un altro dei luoghi magici. Per noi la mattina si fanno le attività di risveglio, ogni tanto si suona, e si sta benissimo, c'è una visuale meravigliosa. E vorrei chiedervi, visto che ho sentito parlare di un sacco di cose belle di Avalon, di tutta la ricchezza che il vivere in comunità porta alla vostra vita, vorrei sapere anche un pochino l'altro lato della medaglia. Infatti nel titolo dicevo proprio tra luce e ombre non può essere solo luce, ci sarà qualche ombra del vivere comunitario. Risponde Ale. Allora ti chiedo, Ale, se pensi a qualche difficoltà, qualche ombra che Avalon ha rappresentato per te, per il tuo percorso qui, e anche no, di cosa avrebbe bisogno Avalon per continuare a crescere e migliorarsi nel suo percorso. Grazie Giorgia. Allora, io sono arrivata ad Avalon quasi 2 anni fa. Avalon era abbastanza spopolata. Vivevo un momento un po' di fuggi-fuggi e improvvisamente, non so se è stata ancora la nascita di questo bimbo che si chiama Moore, però l'energia vitale di Avalon dopo la sua nascita si è improvvisamente elevata a livelli veramente importanti. E da quel momento, diciamo, abbiamo, ognuno di noi ha cominciato ad attirare delle persone che avevano già un importante cammino personale alle spalle, che lavoravano su di sé e che quindi hanno contribuito in modo proattivo alla crescita di quella che ora è Avalon, cioè una comunità in crescita sana, io la definisco una comunità sana. Quello di cui una comunità ha bisogno, o quello di cui una persona ha bisogno, o quello di cui un luogo ha bisogno, arriva se i canali sono giustamente aperti. Quindi pian piano è arrivato tutto quello di cui Avalon aveva bisogno, dalle persone con un cammino personale alle spalle già importante. Credo che questa è una caratteristica essenziale perché un gruppo funzioni, alle persone con competenze anche pratiche per poter abbellire, aggiustare alcune strutture di cui oggi usufruiamo. Fino a poco tempo fa non avevamo la lavatrice, può sembrare una cosa banale, invece oggi non dobbiamo più andare in paese a lavare i nostri panni ed è più semplice. Abbiamo ampliato la lavanderia, avendo 2 docce al posto di una, e i pannelli solari c'erano già, ma li abbiamo ampliati. E quindi in realtà non c'è una formula per me.
di quello, non c'è qualcosa di cui Avalon ha bisogno se non è quello che già ha attirato a sé e che la rende oggi quello che è per me una comunità molto accogliente. Grazie. Chiederei a te, Vitto, se vai un pochino più in profondità sulle ombre, perché Alessandra ci ha accennato qualcosa, però è rimasto sul propositivo. Evidentemente è un bel momento per Avalon, e quando poi la burrasca passa, a volte le dimentichiamo i momenti difficili, per fortuna, però abbiamo fatto tesoro e sicuramente nella lunghissima esperienza di vita comunitaria che ha Vittoria qui ad Avalon. Quanti anni sono che vivi qui, Vitto? Quest'anno sono 10. Con due bimbi che sono Sì. nati e cresciuti qui. E vorrei sapere anche per te, anche nella tua esperienza come madre, che ha cresciuto appunto sui bimbi qui ad Avalon, se c'è qualcosa che ti ha segnato come momento di difficoltà, anche per portare l'esperienza a chi comincerà un cammino simile, cosa si può aspettare? Dici un po'. Ma indubbiamente vivere insieme ad altre persone è anche impegnativo. E questo per chiunque che inizia un percorso comunitario che lo metta in conto. Significa ascoltarsi se stessi, l'altra persona, sapersi modellare, sapersi adattare, sapere prendere delle distanze anche. Quindi è molto importante capire, secondo me, quale grado di coesione poter avere con gli altri e quale, soprattutto per me che sono mamma, ma in generale per chi ha famiglia o comunque per se stessi, è importante saper misurare il proprio spazio intimo con quello comunitario, quindi trovare la propria situazione abitativa rispetto a questo, a sentirsi comodi con questo. E lavorare su di sé, come ha già spiegato Alessandra, è un passo importantissimo perché vivere insieme ad altri è come vivere in una famiglia proprio, quindi con tantissimi specchi. Se già la vita di coppia, per esempio, ci porta di fronte al crescere di fronte a uno specchio, quando viviamo in comunità sono moltiplicati gli specchi. E quindi essere disposti veramente tanto a fare questo tipo di lavoro su di sé e perché lo facciamo? Perché crediamo veramente che possiamo creare un modello di vita differente, possiamo andare oltre le differenze, oltre gli opposti, possiamo superare questa dualità già in terra e possiamo, ci piacerebbe, questo non è stato menzionato, poterlo esportare, cioè poter essere un esempio che, come è stato per me quando sono arrivata qua, ha acceso la scintilla dentro di me, un fuoco dentro di me, questo vivere naturale. Vogliamo poter essere un esempio anche per altri che creano la loro realtà, a loro misura. Ogni gruppo, può crearla in base a come si sente. Questa è stata un po' la forza del superare le difficoltà, stare, essere molto legati a questo posto, alla terra, alle piante, a tutto quello che ci circonda, è una parte fondamentale di Avalon, e rimanere con fiducia legati a questo sogno. Questo ci ha fatto rimanere. Tante persone sono andate, noi siamo rimasti. Ed è vero che grazie a questo poi quello che serviva è arrivato, sapendo sempre che siamo impermanenti. Domani io dopo 10 anni potrei andare, ma questa entità Avalon ha una vita sua, che è al di là di me, di Mario, forse di Mario no, ma di tutti gli altri. Sì. Grazie mille. Mario, tu sei il punto fermo di questa tribù di nomadi che vanno e vengono. Alcuni come me sono andati via, ma continuano a sentirsi a casa qui e tornano e ritornano dopo anni. Io ho visto passare un sacco di gente che aveva vissuto qua, che poi va via. È un popolo, è una grande famiglia la nostra. Cosa vuoi aggiungere, Mario, di Avalon? Quanti anni è che esistevano? 25 anni, 26 quest'anno fa. A marzo sono 26 anni.
da aggiungere che quello che fa male è quello che ferisce. Sono le cose non dette, sono le tensioni inespresse, quello che rimane sotto il tappeto, quello che non si dice, quello che si ha paura di dire. E questo si acquisisce solo dopo una lunga convivenza insieme. La fiducia per aprirsi, essere tutti uniti di fronte agli altri. E quello che ha fatto scoppiare la crisi di Avalon di un po' di anni fa è i rapporti di coppie che si sono sfasciati. Erano persone che non credevano nel cerchio e continuavano a remare contro. Questo è stato uno dei conflitti più duri che ho lasciato in tutti gli anni della mia vita che ho dato. E aver risolto questo per me è una liberazione. Essere molto più leggero e credere ancora nel futuro. Wow, grazie, mi emoziona sentire queste parole perché ecco, io sono andata via proprio nel momento in cui la crisi era nel pieno, per ragioni personali, però mi rendo conto che chi resta nei momenti duri e ce la fa porta via con sé un bagaglio, veramente un tesoro enorme da spendere poi nella vita in tanti modi, perché vivere in comunità è proprio una scuola di vita prima di ogni cosa. Voglio approfittare questo momento per esprimere la mia gratitudine perché Avalon esiste nel mondo, c'è questo luogo e tante persone hanno avuto la possibilità veramente di sperimentarsi, di andare in profondità e soprattutto di ricevere una delle cose più preziose di questi tempi, l'ascolto, perché ad Avalon si fanno dei cerchi, raccontateci due paroline, che cerchi si fanno ad Avalon, forse lì tu? Che cerchi si fanno ad Avalon? Bene, abbiamo il cerchio di casa, che è il cerchio decisionale, che è un cerchio in cui si portano le istanze delle varie persone della comunità, si decide con il consenso, c'è di solito un facilitatore, facilitiamo a turno e quindi è lì dove si prendono un po' le decisioni. Poi esistono i cerchi emozionali, quindi spazi per condividere le emozioni e quindi il sentire di ognuno. A volte vengono fatti dei cerchi emozionali su degli argomenti che poi verranno trattati nel cerchio di casa, quindi su degli argomenti che hanno un bisogno di essere sviscerati prima dal punto di vista emozionale. Quindi a volte il cerchio emozionale è una preparazione per una decisione, però viene prima sviscerato dal punto di vista emozionale e poi dopo che le emozioni sono emerse si riesce di più a prendere una decisione insieme. Poi esistono tanti cerchi, ci sono i cerchi delle donne, c'è il cerchio delle donne, di solito avviene luna nera, ci sono adesso con la nuova rinascita di Avalon, ci sono i cerchi dei piccoli gruppi operativi. Lì prendono le loro decisioni più operative i gruppi, c'è possibilità di delega verso i piccoli cerchi, viene sempre tutto definito poi nel cerchio decisionale? Diciamo che è un processo molto giovane. Quello che abbiamo fatto al momento è abbiamo iniziato ad attivare i cerchi più grandi, che sono le macro aree, e queste hanno, siamo proprio agli inizi, quindi stiamo, hanno fatto il primo incontro in cui ogni cerchio grande diciamo trovava 3-4 azioni o 3-4 cose che avrebbero migliorato Avalon nei prossimi anni. E stiamo definendo qual è il limite di decisionalità tra il cerchio grande e il cerchio più piccolo, insomma, è tutto un po' in work in progress, ma con una grande fiducia e una voglia di sperimentarci in qualcosa che per tanti anni è stato puramente spontaneo e adesso ci sperimentiamo un po' su una cosa che è un po' più strutturata. Wow, io vi faccio i miei migliori auguri per questo processo, veramente spero che possa portare ad arricchire sempre di più questa comunità che già è ricca. Quindi ci si incontra ancora come valle nel complesso tra tutti i villaggi del popolo degli Elfi? Chi vuole sì, chi non vuole si astiene, non sempre tutti partecipano, però l'unione del gruppo permane. Non è un'unione ideologica, è molto libertaria, non c'è un'implementazione di una degli accordi che siano comuni a tutti, ma c'è la libertà a ciascuno di professare quello che pensa e quello che crede. Quindi uniti nella diversità? Precisamente.
La ricchezza è proprio questa libertà di azione che ognuno ha, e non cadere sotto un'etichetta dogmatica, ma essere libero. Ecco, questa penso sia una delle grandi caratteristiche di Avalon, della sua visione, proprio il non avere un credo definito settoriale, ma l'apertura veramente a accogliere tante filosofie, tanti stili di vita, persone veramente provenienti da esperienze molto variegate tra di loro. Allora, se vi chiedessi di riassumere in uno slogan qual è il più prezioso insegnamento che avete tratto dal vivere qui ad Avalon, cosa direste? In ordine dal più basso, dal più alto al più basso. Vai lì. Allora, io direi che ogni persona ha in sé un piccolo pezzetto di verità. Grazie. Vittoria? Dove c'è amore, c'è casa. Mario? Per fare un bimbo ci vuole un villaggio. Con Mario ci siamo rubati lo stesso slogan. Che siete carini, entro di te insieme. E allora ringraziamo tutti insieme i nostri ascoltatori. Grazie. E a presto sui canali Vive!